Buongiorno e benvenuti alla terza giornata di Saga. Siamo impegnati con 40 volontari circa che ci alterniamo durante la giornata nelle varie mansioni, tra chi è al bar, chi fa l'accoglienza, controlla appunto il Green Pass, chi ha il turno in cassa, e siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a ritornare ad organizzare la nostra tanto attesa Saga, e anche la gente comunque si vede che ha voglia di tornare alla vita normale. Tra domani avremo ancora due gruppi musicali che si alterneranno sul palco. Purtroppo quest'anno non abbiamo avuto alcuni appuntamenti importanti come la lotteria, non avremo neanche il tradizionale spettacolo pirotecnico, ma ci sarà una grande sorpresa. Abbiamo voluto assolutamente portare a termine questa tradizione perché era corretto nei confronti dell'Associazione Culturale Campanile, che insomma ha sempre organizzato questa sagra, e nei confronti di tutta la popolazione. Le restrizioni sono state fatte per continuare a vivere in sicurezza. Abbiamo pensato a un modo semplice per far sì che queste norme fossero attuate nel modo più semplice anche per i controlli, che sono i braccialetti. Quei braccialetti che tanto hanno trovato polemica sui social e poi nella vita reale invece hanno visto un'adesione importantissima, perché dopo venerdì, sabato e domenica, quindi 3 giorni di sagra e ne mancherà ancora uno, abbiamo quasi raggiunto la considerevole cifra di quasi 4.000 braccialetti distribuiti. Non sono stati regalati, sono stati controllati a uno i pass, perché i ragazzi del campanile, come l'oratorio, come i giostrai, come i dipendenti comunali che sono stati chiamati ad aderire a questa manifestazione per prestare il loro tempo per controllare, hanno controllato a uno tutti i pass e sono risultati praticamente al 90% tutti regolari. Le persone invece che non hanno avuto il Green Pass corretto sono state respinte, ed è stato sottolineato che per entrare in fiera e per tutte le manifestazioni la legge aveva bisogno del Green Pass. Siamo stati contattati anche da altri comuni, adesso vediamo se l'iniziativa e l'idea prenderà piede. Sappiamo, perché abbiamo letto un po' le cronache di altri paesi, che a Parigi Macron vorrebbe fare questa cosa. Come sullo spumante abbiamo bagnato il naso allo champagne, anche su questo siamo contenti di essere arrivati prima della Francia. Grazie.